Non ci ha mai chiesto scusa né ci ha mai fatto le condoglianze. Per noi la sua proposta è offensiva. Così Bahija, la sorella di Younes El Boussaitaoui, ha spiegato perché la famiglia ha respinto l'istanza di giustizia riparativa presentata dai legali di Massimo Adriatici. Noi vogliamo che venga fatta giustizia su questa vicenda, ha ribadito la donna. Come sempre detto, non è il caso. Assolutamente non è il caso. Qua si tratta di inseguimento, di provocazione, di sparo al petto a una persona disarmata. E non è il caso perché non abbiamo ricevuto né le scuse, né le condoglianze, né il trattamento che abbiamo dovuto avere come famiglia che ha perso un figlio, ha perso un fratello. Ma al contrario, noi abbiamo subito delle offese anche dopo la morte e la perdita di nostro figlio. Perciò no, no, assolutamente no. Noi abbiamo organizzato tante manifestazioni per ricordare Younes, ma anche per fare chiarezza, perché senza quelle manifestazioni, senza la TV, senza tanti canali, senza di voi giornalisti, questo caso non arrivava neanche fino qua e forse non c'era neanche questa proposta. Gabriele Pipicelli, uno degli avvocati di Adriatici, ha invece spiegato perché l'ex assessore abbia scritto una lettera alla vedova di Younes, precisando che quello versato alla donna è stato un indennizzo e non un risarcimento. Adriatici esprime il suo dispiacere per la morte di un uomo, una morte che egli mai ha voluto, mai ha pensato nemmeno che si potesse verificare. Oggi si trova imputato di un eccesso colposo di legittima difesa, ma anche rispetto a questa contestazione ritiene egli che sia invece abbia agito in una situazione di legittima difesa quantomeno putativa. Però ciò non toglie che egli sta male per la sofferenza anche di questa donna, di questi bambini che avrete sentito in aula hanno avuto anche qualche piccolo problema con la famiglia di origine. Oggi riporterete sicuramente quello che è avvenuto in aula, delle dichiarazioni molto gravi, molto pesanti che ha riportato questa donna. E ripeto, umanamente, di proprio pugno, Adriatici si è sentito di scrivere questa lettera a questa donna non per chiedere scusa, perché scusa si chiede se si ha commesso qualcosa di cui ci si ritiene responsabili, ma per partecipare al suo dolore dicendo che anche lui è dispiaciutissimo per quello che è avvenuto e per la morte di Younes e al tempo stesso, voglio dire, ha ritenuto di dare spontaneamente, raggiungere un accordo versando un indennizzo, non un risarcimento. Il risarcimento si dà se si è commesso un qualche cosa di illecito e si è responsabili dell'illecito. L'indennizzo invece è una partecipazione per dare veramente una mano a questa giovane donna e a questi ragazzi.